sono anche gli esempi di cinismo, evidentemente, poi bisogna capire se è cinismo o autodifesa. Però in una circostanza, io andavo tutte le sere in quella, prima di uscire passavo a vedere come me anche il comandante, perché ci rendevamo conto che era una situazione terribile. Il ragazzo che noi mettevamo tutti i giorni lì a sorvegliare quella porta di quella palestra aveva un solo unico ordine: qualunque cosa tu veda lì dentro, anche se si stanno ammazzando, non aprire quella porta, attaccati il telefono, perché è evidente che se tu apri quella porta potresti essere preso ostaggio o peggio, e quindi per entrare bisogna essere in forza. Una sera andai lì e, uscendo, uno di questi ragazzi, uno dei nostri, mi disse: posso dirle una cosa? Io mi aspettavo ovviamente una reprimenda, cioè mi aspettavo che mi dicesse: ma dove mi stai facendo lavorare tu? Invece, sa cos'è la cosa più dura? Io dissi tra me: eccolo qua, la cosa più dura è quando ti chiedono una coperta e tu non ce l'hai. Ecco, a volte l'umanità la cogli non nei libri, nelle piccole frasi delle persone semplici. Ma la cosa che mi stupì ancora di più fu che a un certo punto, un giorno, andammo lì, come ripeto, tutti i giorni, giusto per... e si innescò un dibattito fra noi e una parte di quelle 140 che voleva sapere qual era il criterio di uscita da lì. Perché loro dissero molto semplicemente: ma noi lo sappiamo perché siamo qui, mica possiamo contestarvi, cioè sappiamo benissimo che stanno facendo pulizia fuori e che buttano dentro, e butta dentro oggi, butta dentro domani, siccome qua le pareti non sono di gomma ma sono di cemento, è chiaro che il posto non ce n'è più, quindi non possiamo fare di questa colpa. Ma almeno ci spiegate come si fa a uscire da qua, qual è il criterio di uscita? Allora, tu hai fatto tutti i tuoi anni di università, cioè un bel curriculum già all'epoca. La cosa che ti viene da dire è: beh, chi prima entra, prima esce, no? E i malati? E gli anziani? E i giovani? Per cui noi passammo 3 ore a contrattare le regole di ingaggio. Quella palestra non è saltata, quella situazione non è andata fuori squadra, perché c'è stato un dialogo, perché si è cercato in modo assolutamente empirico, perché in queste cose non ci sono i manuali, si è cercato di, come dire, anche in quella situazione orribile, di trovare, dare, come dire, un metro, non dico di speranza perché è una parolona, ma un metro, sì, che avesse a che fare con un criterio su cui tutti quanti potessero riconoscersi. Non so se sono riuscito a rispondere alla domanda, però...